Ancora in pericolo di vita l'operaio travolto da una lastra d'acciaio alla Fincantieri, è stato operato ed è in coma farmacologico. Schianto tra auto a Sant'Angelo in Vado, il ferito più grave trasportato in eliambulanza al Torrente di Ancona. A Mondolfo un 71enne è stato investito da un'auto. Infiltrazioni mafiose, Procura, Finanza e Comune di Vallefoglia hanno siglato un protocollo d'intesa per tutelare le risorse del PNRR. Il caro bollette investe tutti i settori, per baroni di Confindustria servono prezzi fissi e calmierati con direttive d'urgenza che non si sono mai verificate negli ultimi 20 anni di mercato libero. Cartoceto e Venezia legate dall'olio. Parte da qui in Marche Storie, che si terrà dal 16 al 18 settembre con incontri, degustazioni, spettacoli e itinerari turistici e culturali. Volontari, enti e associazioni uniti per la Fano dei Cesari, in 250 alla cooperativa Tre Ponti per la festa di ringraziamento organizzata dalla Proloco. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Lo avete sentito dai nostri titoli, è in condizioni stabili ma gravi l'operaio di 51 anni di Polverigi, travolto ieri da una lastra d'acciaio mentre stava lavorando all'interno di un capannone Fincantieri al porto di Ancona. Al momento dell'incidente, come riporta l'agenzia ANSA, l'operaio stava lavorando con un collega che invece sarebbe riuscito con un balzo all'indietro ad evitare di essere travolto. Il 51enne ha riportato un trauma toracico da schiacciamento, un trauma del bacino e la frattura dell'omero. Nel pomeriggio di ieri è stato sottoposto ad un intervento chirurgico all'ospedale di Torrette per la frattura dell'omero, dopodiché è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. L'operaio è tenuto in coma farmacologico e ventilazione meccanica per insufficienza respiratoria. Le sue condizioni restano gravi ed è ancora in pericolo di vita. Schianto tra due auto questa mattina intorno alle 10 a Sant'Angelo in Vado, lungo la strada provinciale 18. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti, ma il più grave, estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco in collaborazione con il 118, è stato trasportato in eliambulanza al Torrente di Ancona. L'altro conducente invece è stato portato al pronto soccorso di Urbino. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Incidente anche a Mondolfo, dove un 71enne è stato investito da un'auto in Viale Gramsci all'altezza di Via Montecoco. L'uomo, che stava passeggiando in prossimità di una curva, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Fano. Ne è uscita illesa invece la conducente della Opel. Torniamo a parlare del caro bollette con l'intervista che abbiamo realizzato al direttore provinciale di Confindustria Andrea Baroni. Tutte le associazioni di categoria ormai hanno condiviso lo stato emergenziale in cui si trova il tessuto economico di tutti i settori. Per Baroni sono necessarie direttive d'urgenza che non si sono mai verificate negli ultimi 20 anni del mercato libero. Ecco, il tema è capire se c'è una strategia, qual è? Quella dell'Europa francamente è difficile da capire e fino a quanto dobbiamo resistere. L'inarrestabile corsa del prezzo del gas e dell'energia rende la situazione preoccupante sul piano economico e sociale. Al momento, come ha spiegato il direttore di Confindustria di Pesaro Urbino, Andrea Baroni, le produzioni non sono a rischio blocco, ma nei mesi di gennaio e febbraio ci potrebbe essere una riduzione che comporterà una limitazione per i settori gasivori. Ci si sta impegnando per capire come evitarla. Quali sono le imprese che stanno soffrendo di più? Ormai tutte. Prima avrei detto le energivore e le gasivore, però ormai anche dal piccolo artigiano, il pasticcere, come abbiamo visto il fornaio, fino ai grandi energivori stanno soffrendo tutti. Ormai i contratti a prezzo fisso sono finiti, adesso quindi si viaggia tutti con prezzi, come si dice, spot, sia per luce che per gas metano, quindi chiaramente ad ogni fluttuazione del prezzo nella bolletta successiva abbiamo automaticamente gli aumenti. Quali sono secondo voi le misure urgenti da mettere in campo? Allora, a livello nazionale l'Italia può fare qualche cosa mettendo una parte dell'energia da fonte rinnovabile, con impianti già ammortizzati, che vale comunque circa un 30-40% della produzione, una parte di questa produzione di energia elettrica, prodotta tipicamente da fotovoltaico e eolico, la potrebbe mettere ad un prezzo calmierato. Questo lo potremmo fare. Chiaramente servono delle direttive d'urgenza che non si sono mai verificate negli ultimi 20 anni di mercato libero, direi negli ultimi 60 anni.
Per il gas metano la stessa cosa, utilizzare il gas di produzione nazionale, che ahimè sono solo 4 miliardi di metri cubi, ad un prezzo fisso calmierato. Questo lo potrebbe fare l'Italia, chiaramente con il benestare dell'Europa, perché sarebbero comunque aiuti di Stato. L'Europa invece si deve dare probabilmente una svegliata e deve cercare di organizzarsi e deve, come dire, attenuare quelle che sono le increspature che ci sono nei vari paesi, e un tetto al prezzo di riserva del gas metano in qualche modo lo deve raggiungere. Fare impresa, ha proseguito Baroni, da noi non è facile, tra burocrazia e altre difficoltà. Negli ultimi anni, anche ai tempi della pandemia, le aziende hanno cercato di arrangiarsi per sopravvivere. È chiaro, ha aggiunto il direttore, che oggi, di fronte a bollette molto alte, il nostro paese deve correre ai ripari. Le banche, invece, nelle prossime settimane devono provvedere a misure speciali di liquidità. È chiaro che anche il nuovo governo si dovrà mettere a lavorare da subito con in agenda questo tipo di criticità. Quindi ci auguriamo che, visto che a livello politico hanno scelto di fare un cambio di governo, siano molto rapidi e molto veloci a prendere delle decisioni. Che poi l'inerzia e la preoccupazione faccia prendere delle manovre straordinarie e strategiche che magari in periodi normali non si sarebbero mai prese è importante. Io ne cito una: noi dobbiamo rimetterci a prelevare il nostro gas di produzione nazionale. Prima avevamo su 70 miliardi di metri cubi 14 li estraevamo dall'Adriatico o da altri mari, adesso siamo a 2,5, 3, 4 miliardi di metri cubi. Ecco, questa è una delle prime cose che va sbloccata. Fu bloccata con un referendum rocambolesco che forse gli italiani non hanno capito quello che sarebbe successo negli anni successivi. Adesso l'abbiamo capito, speriamo che questo faccia di necessità virtù anche per i nostri cittadini italiani. Il reparto di oncologia di Marche Nord si apre alle città di Pesaro e Fano con un convegno di 2 giornate che si terrà venerdì 16 e sabato 17 settembre. I professionisti del settore e specialisti dell'azienda coinvolti nel percorso di cura dei pazienti condivideranno esperienze, modelli assistenziali, progetti e approfondimenti sui progressi nel campo della ricerca oncologica. Il convegno coinvolgerà tutti gli attori, quindi non solo i professionisti della salute, ma anche pazienti, familiari e associazioni di volontariato che entrano in contatto con il percorso di cura oncologico. L'iniziativa si svolgerà venerdì dalle 16.30 alle 19.30 alla Sala Pierangeli dell'amministrazione provinciale a Pesaro e sabato dalle ore 9 a Palazzo San Michele in via Arco d'Augusto a Fano. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ospedalimarchenord.it alla sezione News. A Vallefoglia questa mattina è stato firmato un protocollo d'intesa tra Comune, Guardia di Finanza e Procura della Repubblica per tutelare le misure di sostegno e di investimento previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Migliorare l'efficacia delle azioni volte a contrastare le violazioni e i danni degli interessi economico-finanziari dell'Unione Europea, dello Stato, delle regioni e degli enti locali connessi ai fondi del PNRR, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione, dei conflitti di interesse e della duplicazione dei finanziamenti. È quanto stabilisce l'articolo 1 del protocollo d'intesa firmato questa mattina dal sindaco di Vallefoglia Palmiro Uccelli, dal procuratore della Repubblica Cristina Tedeschini e dal comandante provinciale della Guardia di Finanza Enrico Blandini. L'accordo dà quindi il via ad un sistema di controllo più efficiente a tutela delle risorse pubbliche. Facciamo continuamente attività di controllo, di monitoraggio, sia con le pattuglie impiegate sul territorio, sia con l'impiego proprio delle nostre banche dati. Abbiamo oltre 100 banche dati a disposizione, integrate in una dorsale informatica, che mettono a sistema tutte le informazioni, e quindi siamo già in grado in qualche maniera di individuare e intercettare dei target particolarmente sensibili. Questo protocollo aumenta ovviamente il patrimonio informativo e fa in modo che quando interviene la Guardia di Finanza intervenga in maniera sempre più selettiva, sempre più efficace e sempre appunto a scoprire fenomeni sempre più performanti che vanno ad intaccare ovviamente in maniera negativa il sistema economico. Nell'occasione il primo cittadino ha chiesto la massima collaborazione al fine di garantire la più ampia regolarità e trasparenza anche in questo territorio posto al centro di una vallata in continua espansione costituita da tante imprese industriali e commerciali. Un messaggio molto forte, grazie alla Guardia di Finanza, al Procuratore della Repubblica di Pesaro, per non solo i fondi del PNRR che saranno, speriamo, numerosi,
ma per tutte le procedure degli appalti, per massima di correttezza, di trasparenza, di serietà della pubblica amministrazione e perché no anche nelle opere pubbliche e private, che sono milioni e milioni di euro di investimenti in quest'area, che è già molto importante, molto ricca, e quindi è un messaggio di forte trasparenza e di gestione di buona amministrazione. Investire e dare fiducia ai più piccoli e alle giovani generazioni in questa fase storica così difficile è importante, dare un segnale di ottimismo. Lo sottolinea il direttore generale BC Cifano Giacomo Falcioni in vista dell'appuntamento di domenica 18 settembre dalle 16.30 alla Villa del Balì di Saltara nel comune di Colli al Metauro. Il Museo della Scienza è ormai la tradizionale cornice per la manifestazione Banca e Famiglia, nel corso della quale saranno consegnati oltre 100 bonus bebè del valore di 250 euro l'uno, dedicati ai nuovi nati nel corso dell'ultimo anno e figli di soci o dipendenti della banca. Durante l'evento sarà presentato anche il nuovo corso per neogenitori sul tema la salute del bambino da 0 a 5 anni. Da domani a domenica Marche Storie sbarca a Cartoceto. Il Comune ha messo in campo un programma ricco di iniziative per raccontare il rapporto tra questo borgo e Venezia, due città legate dall'olio e da antiche tradizioni. Anche il Comune di Cartoceto aderisce a Marche Storie e lo fa con una serie di incontri, degustazioni e altre iniziative legate alla città di Venezia. Sì, per il secondo anno aderiamo a Marche Storie, tra l'altro quest'anno siamo tra i primi 10 progetti selezionati nella Regione Marche, beneficiando anche insomma, di azioni di promozione a livello nazionale direttamente coordinate dalla Regione Marche, cambiando completamente tema rispetto a quello dell'anno scorso. Quest'anno abbiamo scelto questo rapporto, questo legame storico con la città di Venezia, o per meglio dire, non tanto tra Cartoceto e Venezia quanto per il nostro veicolo che rappresenta l'eccellenza principale del nostro territorio, ovvero l'olio DOP Cartoceto. Oggi lo conosciamo come eccellenza ottima sulla nostra tavola, un tempo però dobbiamo sapere che questo prodotto faceva sì che l'odierna Piazza San Marco, nonché quelli dell'epoca, tutte le stanze del Doge fossero appunto alimentate. E da questo legame, da questo rapporto storico, nasce appunto questa tre giorni del 16, 17 e 18 settembre, con uno spettacolo principale programmato per tutti i tre giorni, con tante attività collaterali che sicuramente renderanno ricco anche il programma di quest'anno. Per quanto riguarda lo spettacolo, quando e dove sarà? Allora, lo spettacolo, come dicevo prima, tutti e tre i giorni alle 19.30 presso lo spazio, diciamo, accanto alla chiesa dei Santi Biagio e Cesareo nella frazione di Ripalta, quindi immerso proprio in un contesto rurale e olivetato, così che traendo un po' da ispirazione dal tema principale. Uno spettacolo sicuramente che parte da questo fatto, da questo legame storico, ma che poi si sviluppa attraverso le tradizioni del teatro popolare e anche attraverso tante contaminazioni di linguaggi, dalla musica popolare alla vena cantautorale italiana. Sicuramente uno spettacolo dinamico, divertente, quindi nonostante si parta da un fatto storico sarà piacevole assistere a questo tipo di spettacolo. Uno spettacolo principale che sarà poi accerchiato, diciamo così, da tante altre attività a corollario nei tre giorni, che vanno dagli itinerari turistici, culturali, naturalistici, ovviamente parlando di DOP Cartoceto non potevano mancare i momenti di assaggio, diciamo così, delle nostre eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche, mostre, talk show e, per non finire, non da ultimo, una chicca che impreziosisce il programma di quest'anno, ovvero la presentazione del profumo che abbiamo fatto produrre con l'essenza dell'olio DOP Cartoceto. Tra l'altro devo dire molto molto gradevole, perché fresco, erbaceo, e quindi sarà sicuramente la novità del programma di quest'anno. Un programma integrale che è possibile trovare su marchestorie.it oppure sui canali social di Cartoceto Turismo. Grande festa di ringraziamento ieri sera alla cooperativa Tre Ponti di Fano, dove la Proloco ha invitato a cena tutti coloro che hanno collaborato all'ultima edizione della Fano dei Cesari.
dalla sfilata delle fazioni alla corsa delle bighe fino agli spettacoli che hanno fatto fare a fanesi e turisti un salto nel tempo recuperando gli antichi fasti e le tradizioni romane. Organizzata in soli pochi mesi, la Fano de Cesari Fanum Fortune ha riscosso un successo inaspettato grazie al lavoro svolto da decine di volontari, associazioni ed enti che hanno permesso nel luglio scorso il ritorno dell'evento in grande stile. La manifestazione, organizzata dal Comune di Fano insieme alla Proloco e con la collaborazione di Colonia Iulia Fanestris, Simmachia Lennon e Noi di Sant'Orso, ha coinvolto 15 gruppi storici provenienti da tutta Italia. Per 4 giorni i rievocatori hanno allestito accampamenti in città, fatto ronde, eseguito dimostrazioni di riti e combattimenti, fino ad arrivare al momento clou della manifestazione, la grande parata e la corsa delle bighe di domenica 17 luglio. Un lavoro immane, svolto anche di notte per assicurare la riuscita dell'evento, un impegno che è stato ripagato ieri alla cooperativa Tre Ponti di Fano, dove tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato hanno potuto trascorrere una serata in allegria e spensieratezza. Lo stare insieme, non solo il lavorare ma anche il cenare, lo stare insieme e dividere dei momenti è una cosa meravigliosa. Quando si lavora e quando è il momento di fare un po' di festa ci siamo lo stesso. Beh, dobbiamo fare dei ringraziamenti perché sinergia è appunto collaborare, mettere insieme tante persone non è semplice e non è semplice nemmeno farle lavorare bene, ma in questo caso avviene in una maniera del tutto naturale e spontanea. Infatti non a caso siamo più di 250 persone, quindi vuol dire che, come giustamente dicevi te, la sinergia è stata completa, perché mettere insieme un gruppo così corposo, poi chiaramente mancano tutti i gruppi storici che chiaramente sono di fuori e che non sono potuti venire, quindi sicuramente è stata una bella impresa e non a caso abbiamo un bel numero. È stata una stagione stupenda, ha poi commentato l'assessore Lucarelli, che ha ringraziato i tanti privati e le associazioni che si mettono in gioco per la città e che è difficile riscontrare altrove, ha detto, lo dimostra questa bella serata. Un anno veramente difficile, perché poi abbiamo deciso soltanto a marzo che bisognava andare avanti con la manifestazione, con l'ok di tutte queste associazioni, tutti si sono dati da fare al massimo per dare a Fano un'edizione consona alle aspettative delle persone che sappiamo sono arrivate tante a Fano, ed è stata un'edizione stupenda, un'edizione con un programma ricco dove ogni associazione ha dato il massimo e dove alla fine l'immagine della Fano dei Cesari, l'immagine della nostra storia, l'immagine della città è apparsa bella più che mai. Da oggi riprendiamo anche il percorso che ci porterà all'edizione 2023 della Fano dei Cesari, perché sappiamo che ci sono tante cose belle, ma sappiamo anche che ci sono tante cose da migliorare. Il punto è, se lo facciamo insieme, sono queste persone, se ci uniamo a livello cittadino in generale e nelle varie tematiche, se ci uniamo insieme a creare progetti, ecco, quando facciamo questo la città diventa bella e sicuramente diventiamo vincenti. Occhio alla notizia, termina qui il nostro telegiornale, torna domani sera alle 20.30, invece domattina alle 7, come sempre consueto appuntamento con la rassegna stampa insieme a Massimo Foghetti. Buona serata a tutti.